La violenza sulle donne è un fenomeno che accade sempre più di frequente anche sul web, spesso con gravi conseguenze. Ecco cosa si deve sapere. La violenza e gli abusi online contro le donne sono un'estensione della violenza e degli abusi contro le donne offline. In questo caso, spesso si verificano episodi di minacce fisiche o sessuali. I contenuti discriminatori possono essere sessisti, razzisti, omofobi o che in qualche modo prendono di mira l'identità di qualcuno con l'obiettivo di sminuirlo e umiliarlo. La molestia online si verifica quando una o più persone lavorano insieme per colpire una donna, usando commenti o immagini offensive allo scopo di umiliarla o angosciarla. Si parla di doxing nel caso in cui vengono rivelati documenti o informazioni personali oppure dettagli online su qualcuno senza suo consenso, come ad esempio l'indirizzo e i contatti. Lo scopo del doxing è angosciare e provocare panico. Spesso capitano episodi in cui un ex partner diffonde immagini a sfondo sessuale senza consenso, con lo scopo di umiliare o di ricattare una persona. Questo atto viene definito anche come revenge porn. A volte, dietro un abuso online, si cela la figura di una persona sconosciuta alla vittima, che pubblica commenti offensivi con l'obiettivo di angosciare o umiliare una donna.